Cnusa Team contro gli occasionali, prima semifinale del campionato over 40. Cnusa Team in campo con la maglia nera, occasionali un po' a sorpresa in semifinale con la maglia arancione. Attenzione adesso, il pericolo portato dalla squadra di casa con Bui che esce in maniera importante riuscendo a far su il pallone, piglia campo. L'occasione per gli occasionali con questa conclusione, il grandissimo intervento da parte di Franceschini sul tiro di Ciucce dal lato destro in area. Argiolas, Fabrizio Mingoia, controllo per uno dei migliori, poi Riccardo Mingoia sulla destra perché è il compagno. E poi c'è la conclusione dalla distanza da parte di Masella, pericolosa, palla non distanza dal palo sinistro. Attenzione agli occasionali che attaccano, limite all'area di rigore con Ciucce e quasi non sembra non sapere che farsene del pallone. Castrechini prova a metterla dentro, ancora lui, Ciucce ci prova dal limite, la palla viene rimpallata e poi il tentativo di Cianchi dal limite con pallone alto. Veloci, guarda davanti, cazzo! Masella, il possesso sulla destra, prova il tiro con Boi costretto al tuffo per mettere il pallone in calcio d'angolo. Punizione a favore di Cnusa Team. Punto di battuta abbastanza lontano. Eccolo qui Masella, il suo calcio di punizione completamente da dimenticare. Il pallone è abbastanza largo rispetto al palo destro. Punizione a favore di Cnusa, dovremmo essere in prossimità della fine del primo tempo, manca quasi due minuti. Adesso Pintus, azione personale, pallone per Riccardo Mingoia che poi la mette dentro, splendida per Masella che cicca però la conclusione, Boi se la ritrova quasi addosso. Nel frattempo squadra a riposo, parziale, equilibratissimo a Monteclaro, Cnusa 0, occasionali 0. Si è ripresi a giocare a Monteclaro, 0-0 dopo il primo tempo tra Cnusa e occasionali, Cnusa che si è svegliata nel finale, con una ghiotta occasione avuta da Masella che però non è riuscito a sfruttarla, occasionali un pochino più pimpanti. Cianchi ci prova il vantaggio degli occasionali, un po' a sorpresa. Anche perché appena iniziato il secondo tempo, neanche un minuto di gioco, Diego Cianchi, 1-0 occasionali. Cabras, sulla sinistra, avanza, poi la palla è per ancora Cabras, che è quasi anticipato il tentativo di Cianchi. Ciucce ci prova da fuori, conclusione alta. Cnusa che sta provando a rimettersi in carreggiata ma non riesce a trovare lo sbocco giusto. Fabrizio Mingoia, pallone per Argiolas, punta l'avversario nuovamente Fabrizio Mingoia. Da quest'altra parte si fa vedere Zaccheddu che prova il tiro, la grande risposta da parte di Boi. Sul pallone riesce a gestirlo anche in maniera abbastanza interessante. Argiolas punta l'avversario, ancora lui, poi Fabrizio Mingoia che ha qualche difficoltà a controllare in primo momento il pallone, poi Zaccheddu la mette nel mezzo, la girata e il pareggio da parte di Nicola Masella. L'Cnusa è riuscita a riprenderla quando siamo arrivati quasi al 17° della ripresa e quindi a 8 dalla fine. Prende corpo lo spettro rigori. Zaccheddu, Masella prova ad andarsene, ci riesce, poi il tiro da fuori con pallone alto. Volo battuto nel frattempo dall'Cnusa con questa deviazione
se non ho visto male da parte di Zach Edu, che non è però riuscito a trovare la porta. Un po' rischia qualcosa la squadra ospite in fase di impostazione. Cianchi prova lui il tiro, c'è la deviazione, palo pieno, occasionali vicinissimi al vantaggio a un minuto e mezzo alla fine. Colato l'avversario, attenzione la palla messa nel mezzo, altra buona occasione per gli occasionali. Ciulle però, ciucce anzi, la messa alta. Nel frattempo Aminevole dice che può bastare così, per cui la prima finalista del campionato per 40 sarà decisa ai calci di rigore. Occasionali che sono i primi ad andare alla battuta e subito Bacialle sulla traversa, risposta eclusa affidata a Riccardo Mingoia. Riccardo Mingoia contro Boi, grande protagonista Boi di questa partita. Vediamo se si confermerà ancora Riccardo Mingoia dal dischetto, la rete 1-0, spiazzato nettamente Boi. Tocca adesso a Inghilieri contro Franceschini, che riesce a intuire ma non basta. L'Eclusa team, l'ex Ricciolo col destro, nettamente spiazzato Boi, gran gol tra l'altro quello di Pintus. Cianchi autore del gol del temporaneo, 0-1, Diego Cianchi, il suo tiro centrale, Franceschini non ci arriva per uno niente. Adesso è la volta di Zaccheddu, uno dei migliori in campo in casa Eclusa in questa semifinale. Il suo destro alto, si torna in parità. Adesso il numero 5 degli occasionali che manda la palla sul palo, incredibile, era Cabras. Pro Boi, destro di Mazzella, potente, Boi non ci arriva per un attimo, Eclusa di nuovo in vantaggio. Il punto di battuta adesso c'è Pigliacampo, il suo tiro, Franceschini vola, dire di no e finisce qui. L'Eclusa si conferma ed è finalista del campionato per 40, complimenti comunque agli occasionali per l'ottimo cammino.